Ok, dovremmo essere in onda. E bentornati ragazzi in questo terzo e ultimo seminario di questo ciclo sull'algebra lineare. Siamo Luca Garello e Matilde Antoni. E Ciao a tutti. oggi vedremo delle applicazioni di algebra lineare, ma avremo dei super guest e in particolare abbiamo Augusto Mazzei del Politecnico di Torino e Federico Masiero dell'Università di Pisa. Ognuno di noi farà vedere un'applicazione di algebra lineare e speriamo che siano di vostro gradimento. Matilde, vuoi aggiungere qualcosa? Voglio solo aggiungere dei ringraziamenti per i nostri compagni, questi nostri ambassador, diciamo compagni ambassador, e niente, spero vi possa piacere questo incontro che secondo me potrebbe essere molto interessante perché potrete vedere diverse sfaccettature dell'algebra lineare, diverse sue applicazioni. E niente, speriamo vi piaccia. Perfetto. Allora passiamo subito al codice. Allora, l'applicazione che vi porto oggi è un'applicazione robotica e vedremo com'è possibile in MATLAB costruire un robot e com'è possibile descrivere un robot nello spazio, cioè descrivere numericamente qual è la posa del robot. Non volevo rompervi troppo le scatole con la teoria, però era necessario comunque richiamare due concetti base. Io parlerò principalmente di trasformate omogenee e come queste possono aiutare in robotica. Il mio script si avvale anche della toolbox di robotica, sempre integrata in MATLAB come licenza. Ok, parliamo di trasformate omogenee. Come ben sapete, è possibile descrivere la posizione di un robot utilizzando dei frame composti da tre assi che opportunamente collocati ci restituiscono una descrizione esaustiva del robot. Le trasformate omogenee, definite solitamente con la lettera T, sono composte da una componente rotazionale e una componente traslazionale. In questo caso, con T denotiamo una matrice quadrata 4x4 composta da R, che è questa 3x3, che ci descrive come il nostro frame di riferimento è orientato rispetto ad un altro frame, in questo caso facciamo l'esempio del frame rosso rispetto al frame blu. E allora con la R descriviamo la parte rotazionale e con questo vettore colonna x, y, z descriviamo la componente traslazionale. No, avrete notato che l'ultima riga è una riga di zeri con infine un 1 e questa è una riga che viene aggiunta per semplificare i calcoli matematici tra matrici ed è uguale per tutte le trasformate omogenee. Nel caso di traslazione, la nostra trasformata omogenea assume questa forma qua, dove la componente rotazionale assume le sembianze di una matrice identica e il vettore colonna descrive la posizione del nostro frame di riferimento. Per quanto riguarda le rotazioni, in base all'asse di rotazione è possibile avere diverse conformazioni della componente R di questa matrice 3x3R e come vediamo qui, in base all'asse x, y, z, la matrice cambia, diciamo, al variare dell'angolo di rotazione. Vedrete che questi concetti verranno, forse spero, saranno più chiari durante la spiegazione. E adesso partiamo con la vera e propria applicazione. Creeremo un robot su MATLAB e partiamo ovviamente
diciamo, dal primo componente solido, un corpo qualsiasi, che noi chiamiamo body one. Con la funzione rigid body definiamo un corpo rigido qualsiasi. A questo punto siamo interessati a creare diciamo un giunto. In questo caso creiamo un giunto di tipo Revolut, quindi un giunto a cerniera, come se fosse, immaginate un giunto come quello di una porta. Oppure in biomeccanica anche diciamo, le nostre ginocchia e i nostri gomiti funzionano esattamente come giunti a cerniera. E definiamo appunto il giunto 1 come un giunto Revolut. A questo punto definiamo la sua posizione iniziale, definita come angolo. E definiamo diciamo, la posizione di questo giunto nello spazio. In questo caso affronteremo un problema planare, e quindi la posizione nello spazio sarà semplicemente data da una x e una y. Una volta definita la matrice di trasformazione, è possibile assegnarla al giunto e definire, diciamo, associare il giunto al nostro corpo rigido. Il passo immediatamente successivo è quello di creare un albero di trasformate. Questo per di trasformate, quindi di frame che descrivano il nostro robot. Questo viene fatto con il comando rigid body tree. E cosa fa in pratica? Dice a MATLAB: stiamo per definire un'entità che è descritta da molteplici trasformate omogenee. Quindi tutte le trasformate che assegneremo al robot saranno legate da delle relazioni. Il passaggio esattamente successivo è quello di assegnare il corpo che abbiamo creato prima. Possiamo aiutarci guardando l'immagine, perché ovviamente da codice è difficile riuscire ad avere una comprensione materiale di quello che si sta facendo. In questa immagine associamo il nostro corpo rigido e il suo giunto ad un altro frame di riferimento chiamato Base, ed è un frame che sarà importante in quanto funzionerà da base per tutto il nostro robot e tutti i corpi rigidi che definiremo nei passaggi successivi. Quindi quello che facciamo qui è quello di aggiungere il nostro corpo al rigid body tree. A questo punto i passaggi successivi sono uguali a quello che abbiamo appena fatto. Creiamo degli altri corpi rigidi che sono interfacciati al robot attraverso degli altri giunti. Nuovamente definiamo un altro corpo chiamato body 2. Ugualmente definiamo un altro giunto a cerniera chiamato joint 2. Gli assegniamo una posizione iniziale con un angolo di 0, questo angolo ovviamente in radianti. Dopodiché definiamo la posizione nello spazio del nuovo giunto rispetto al giunto precedente, e poi con AddBody è possibile aggiungere, quindi linkare il corpo 2 al corpo 1, tutti sotto diciamo, l'entità robot. Quindi stiamo sempre parlando del robot,
E questa riga qua, molto importante, in AddBody, linkiamo il corpo 2 al corpo 1. Nello stesso identico modo è possibile aggiungere infiniti corpi al nostro robot. Ne aggiungiamo ancora due in questa sezione. Poi, Aggiungiamo il... Luca, Dimmi. scusa la domanda, però vedo che il 3 e 4, cioè, non sono concatenati, o meglio, sono dei rami a sé stanti rispetto al ramo 2, non hanno una catena unica. Si può fare, cioè, è una cosa, è realistica? Assolutamente sì, poi allora sono fisicamente allora fisicamente puoi avere una descrizione del robot dall'immagine. Quello che ci può aiutare a capire com'è assemblato il nostro robot sono queste linee di codice qua. Con AddBody riusciamo a definire quale corpo rigido si lega a quale altro corpo rigido. In questo caso decidiamo che il corpo 3 sia collegato al corpo 2 e il corpo 4 anch'esso al corpo 2. E fisicamente sì, direi che è assolutamente possibile. Non ho capito se... No, 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 è giusto, hai già risposto, non preoccuparti. Ho risposto? Sì. Ok. E possiamo creare cioè a livello teorico, tutti i legami che vogliamo. A questo punto aggiungiamo l'end effector, che non è nient'altro che un ulteriore frame, questa volta solidale al corpo rigido, quindi questo frame non descrive come un giunto si muove, quindi come una cerniera si apre o si chiude, ma semplicemente descrive la punta del nostro corpo rigido. È solidale al nostro corpo rigido e questo frame non si muoverà in nessun modo. Lo vediamo qua nell'immagine. Questo end effector sarà poi descritto rispetto al nostro frame base, diciamo la base del nostro robot. Ok, è possibile definire l'end effector con gli stessi comandi di prima. È necessario ovviamente definire sempre diciamo, le sue coordinate nello spazio e, come abbiamo visto prima, la riga di codice più importante è AddBody, nella quale aggiungiamo il nostro end effector al corpo 4, entrambi facenti parte della nostra entità robot, del nostro albero trasformato omogeneo del robot. A questo punto la parte più divertente, più interessante, è quella di muovere il robot. È possibile muovere robot in questo esempio. In robotica, per muovere un robot ci sono diverse tecniche, però adesso vediamo diciamo, metodo più semplice, quindi quello di definire manualmente gli angoli di giunti. In questo caso, quanto i nostri giunti di cerniera saranno aperti. È possibile creare delle configurazioni random del robot utilizzando la funzione random configuration. L'argomento di questa funzione è ovviamente il nostro robot e l'output sarà una configurazione assolutamente randomica dei nostri giunti. Come vedete qua abbiamo gli angoli che sono stati assegnati da questa funzione. Ho aggiunto in questa sezione una rappresentazione grafica di quello che è il robot che abbiamo appena mosso. Allora, devo rilanciare tutto il nostro
script. Oh Luca, è il momento della verità. Sì, ma avevi dubbi? Pensavi No, dubbi no. Anzi, che non piacere. funzionasse? No, intendo No, quello. per niente. No, no, ma che No. non sono mica un sospettone. Anzi, mi piace molto che in questo codice si vede proprio la tua vena biomedica, sai, la cinematica diretta, anche il fatto che per un problema 2D utilizzi le matrici 4x4, insomma, proprio una cosa da biomedico, molto carina. Abbiamo provato a semplificare il più possibile, poi i tempi Certo. sono un po' stretti, però c'è tanta carne al fuoco, me ne rendo conto. Io mi rendo conto che non sia facile essere chiari in poco tempo, ma diciamo, lo scopo di questa dimostrazione è far capire che effettivamente le matrici e l'algebra lineare esistono in ingegneria e vengono usate tutti i giorni. E, ok, allora, dicevamo, la configurazione, diciamo, randomica del nostro robot è stata questa, e è possibile vedere tutti i nostri giunti che abbiamo definito prima. Vi faccio vedere brevemente, se ho ancora un pochino di tempo, come MATLAB ci descrive graficamente i giunti che abbiamo definito. Se clicco sul giunto della base, MATLAB mi dice che questo è un giunto base e lo vedrò disegnato in nero. E questo è il frame al quale tutte le altre terne faranno riferimento. Dopodiché, i giunti, come abbiamo detto noi, a cerniera, quindi che possono ruotare soltanto intorno ad un asse, sono descritti graficamente da questa freccia che ci fa capire l'asse di rotazione. La stessa cosa è valida per tutti gli altri frame che abbiamo definito, ma l'end effector, che abbiamo detto essere solidale al corpo, quindi non può compiere movimenti su se stesso o comunque rispetto al corpo al quale è collegato, è fisso e viene disegnato in MATLAB con il viola. E questa era una piccola curiosità. Ok, vi faccio vedere come poi è possibile far tornare il robot alla sua posizione iniziale, cioè così come noi lo abbiamo definito durante la fase di creazione, nelle righe precedenti, e questa seconda figura ce l'avevo aperta. Vediamo un po'. Eccolo qua sotto. Questo Ok, e questo era il robot così come l'abbiamo definito nella sua configurazione iniziale, quando noi definivamo gli angoli dei giunti, cioè le cerniere le abbiamo definite con una posizione iniziale 0 di 0 gradi, e come vediamo qua sono tutte Braccio dritto, il diciamo. cosiddetto braccio dritto, tutte sullo stesso asse. Sono semplificone. Ok. Okay, e l'ultima funzione interessante che vi faccio vedere è volevo zoomare un po'. Ah, ti ha dato un errore sul get frame, Luca. Evidentemente non ti fa la fotografia dell'immagine. Vabbè, no, non è tanto grave. Allora, mi è nuovo, adesso lo riranno tutto. Certo. Ah, ok. Vedi? Sembrava tutto Ah, bene, credo. internal light, non so. Vabbè, mi è nuovo, non l'avevo visto prima. Vabbè, Vabbè, quando pazienza. caricheremo i codici non darà problemi, garantito. Lo controllerò. No, vabbè. Ok, l'ultima funzione interessante è getTransform, perché così come noi abbiamo definito cioè il vantaggio di aver definito il nostro rigid body tree è che
Dopo aver definito tutte le nostre matrici di trasformazioni, è possibile determinare la posizione dell'end effector rispetto alla base. Questo calcolo viene fatto in automatico da MATLAB attraverso la funzione getTransform, nella quale passiamo come argomento il robot che consideriamo, la configurazione attuale. E i due link, cioè vogliamo sapere i due link, le due matrici di trasformazioni, vogliamo sapere le coordinate dell'end effector rispetto alla base. In questo caso otteniamo la matrice di trasformazione qui sotto descritta. Lavoravamo in un problema 2D, quindi come vedete la posizione z è 0 e la rotazione dell'end effector è il nostro end effector può essere soltanto ruotato rispetto all'asse z. Essendo planare non sarebbe lecito avere rotazioni lungo gli altri assi. Ok, è stato un breve esempio di quello che può fare MATLAB per la robotica. È un campo ovviamente vastissimo, è difficile, ripeto sempre, riuscire ad essere esaustivi, però spero che i concetti base vi siano stati chiari. Ecco, il messaggio da portare a casa è che è possibile descrivere le nostre terne che descrivono i robot attraverso le matrici di trasformazioni, che a loro volta sono descritte da una componente rotazionale e una componente traslazionale. Quindi ogni movimento può essere descritto come una rotazione e una traslazione. Bravo Luca, complimenti, molto pulito. E hai detto anche un sacco di cose che mi aiuteranno per l'introduzione a quello che porto oggi. No, Che faccio? ecco, spero che sia stato chiaro. Lo riprenderanno gli altri ragazzi, quindi avrete modo di ripassare quello che abbiamo visto qua. Allora, intanto complimenti. Assolutamente. È la prima volta che vedo il toolbox sulla robotica così da vicino, quindi bravo, mi piace. Allora, che facciamo? Un piccolo cambio di regia, uno stacchetto pubblicitario? Facciamo ballare Matilde. Questo Devo era il ballare? piano. Vado? Ci vorrà fare l'inquadratura, mi raccomando. Ok, Direi allora. che puoi andare tu, Augusto. Quindi faccio io, quindi si fa. Allora, fatemi aprire lo script giusto. Eh sì, lo so che i live script sono più belli da vedere, ma poi io non. Cioè, siccome ho un PC un po' lento, preferisco rimanere con il cavallo vincente, ecco. Quindi, allora, algebra lineare, rotazioni, le matrici ortonormali sono la cosa che ci piace di più anche in ambito aerospaziale. Perché poi di stretching o di riflessioni, ma non è che se ne facciano tantissime, ecco. E poi non è che andiamo alla ricerca di matrici di Jordan come se non ci fosse un domani, quindi le rotazioni sono la cosa più importante. E al tempo stesso le rotazioni sono quella cosa che fanno dannare, perché ogni volta, non so se poi vi capita, che ne so, devi averci a che fare a distanza di 3 mesi e puntualmente ogni 3 mesi non ti ricordi come si costruisce. Allora, matrici 4x4, beh certo, sei biomedico, allora sei anche contento di fare così, però se sei aerospaziale la 4x4 non è proprio il top del top. Allora, portiamo oggi un esempio di come si può dimostrare che per effettuare una simulazione, tipo, cioè la riproduzione, ecco, di una simulazione aeronautica, è sufficiente ricreare la geometria di un solido, ruotarla in modo corretto e poi posizionarla in una determinata locazione dello spazio. Quindi iniziamo così, magari forse sarà il codice a parlare per me, che sennò poi divento prolississimo. Anche perché sei stato un po' cattivo nei confronti dei biomedici qua. No, Siamo in due? davvero, lo volevo dire anch'io. O Chiedo forse in perdono, tre? però scusami.
scusate, io non lo so, ma credo che voi abbiate un approccio troppo metodico. Quindi andiamo all'arrembaggio piuttosto. Che faccio? Cancello tutto quello che trovo, chiudo le finestre e carico la mia geometria. Quindi praticamente inizio con questa cosa. Nel mio workspace ho appena caricato la geometria, non è altro che composta da due diverse matrici, dove una di queste, Bertz, è una nuvola di punti, mentre Faces mi dice come questi punti sono collegati tra loro in modo da creare una superficie tutta costituita da piccoli triangolini che crea diverse geometrie. Quindi, allora, lanciamo questa section e proviamo un po' a riprodurre il disegno. Perfetto, questo è un aereo che ho scaricato, non so disegnare il CAD, l'ho scaricato da un sito online, si chiama Yeji, non so come si pronuncia di preciso. Però praticamente le persone che sanno disegnare postano i loro lavori e uno li può scaricare gratuitamente o con delle donazioni. Allora, guardandolo a occhio, si potrà dire: ehi, Iago, però adesso non è che sono un esperto, ma a me pare che questo aereo è sottosopra. E io dico: avete assolutamente ragione, per come è messo attualmente è sottosopra. Ma c'è un motivo. In aeronautica il sistema di riferimento, come dire, il più convenzionale, prevede che l'asse Z esca dalla pancia praticamente del mio velivolo, mentre l'asse X body, sempre tutto del riferimento body, esca dal muso del velivolo. Motivo per cui questa geometria risulta al momento a pancia in su. Però per, diciamo, rimanere sia coerenti con questa convenzione, ma al tempo stesso avere un disegno, come dire, gradevole, il trucco è quello di poter invertire la direzione degli assi. Io devo invertire sia la direzione Z e, per mantenere la mia terna destrorsa, devo anche invertire l'asse Y per effettuare quindi una rotazione di 180 gradi. Quindi è quello che succede adesso. Ta-da! Tra l'altro, non so ragazzi, vi piace questo effetto luminoso, leggermente 3D? Mi ci sono un po' impegnato per farlo. Adesso passiamo alla parte, diciamo, più matematicosa, anzi, diciamo, algebrica stavolta, e quindi di matrici di rotazione. Allora, proviamo a costituire quelle che sono le matrici elementari e per farlo creiamo quelli che sono dei function handle, quindi delle funzioni ristrette che prendono in ingresso un determinato angolo. Quindi voglio creare una matrice di rotazione rispetto a z. Ok, perfetto. Se adesso che ho creato questo function handle che prende in ingresso un certo x e crea questa matrice, io adesso posso riutilizzare zr assegnando, non so, un valore come i 90 gradi ed ecco quindi la mia matrice di rotazione lungo z. Un modo carino per ricordarsi in sostanza come crearle queste, perché io mi metto sempre nei panni di uno che ha saltato un sacco di lezioni. Io mi ricordo sempre che il professore ci diceva che per creare una matrice di twist di questo tipo, il trucco, cioè c'è una sorta di piccolo algoritmo che si può seguire. Prima di tutto che deve essere posizionato l'1, la componente unitaria, nella riga e nella colonna inerente all'asse di rotazione. Quindi in questo caso è in posizione 3-3, seguito dagli zeri. Invece, nella matrice di rotazione Y non mi stupisce che invece si trovi proprio al centro della matrice, quindi nella 2-2. Successivamente, a coprire la diagonale principale ci vanno soltanto le componenti del coseno, mentre le parti rimanenti, quelle con il seno, sono una positiva e una negativa. Come faccio a ricordarmi qual è la negativa? È sempre la riga che si trova al di sopra dell'uno che abbiamo posizionato. Quindi, e ovviamente poi se l'1 nel caso della matrice di rotazione X è nella prima riga, vuol dire che il meno va praticamente in ultima posizione, cioè è come se fosse una sorta di toroide. Bene, adesso dobbiamo un po' capire com'è la convenzione praticamente. Cosa voglio dire? Il sistema adottato per l'assetto nei velivoli aeronautici è un assetto di tipo ZYX. Praticamente, vuol dire che per descrivere il corpo ho bisogno di tre angoli, quelli di Eulero, denominati phi, theta, psi. Phi è indicato per il rollio, quindi lungo l'asse X, theta per il beccheggio, quindi lungo l'asse Y, body, e psi invece è l'angolo di imbardata.
lungo l'asse z. L'ordine corretto per creare questa configurazione è una rotazione prima lungo z, poi lungo y e poi lungo x. Quindi, per importanza, psi è il primo che viene chiamato in causa. Successivamente seguono θ e φ. Quindi, per una rotazione in algebra, la prima che deve essere applicata è proprio la z. E quindi, se io devo, supponendo di avere qui sulla mia destra un determinato vettore, allora dovrò prima applicare la rotazione in z, perché voglio seguire questa mia convenzione, poi la rotazione in y e poi la rotazione lungo x. Per fare questa cosa ho deciso di creare questa function che si chiama eul2rotm, cioè tipo Eulero, beh, si trasforma in rotation matrix, proprio così, viva la fantasia. Tra l'altro, se non avete voglia di creare questa function, vi consiglio di scaricare il toolbox che prima ha detto Luca, cioè il Robotic System Toolbox, perché al suo interno è presente esattamente questa function con la stessa sintassi, quindi è proprio una figata, veramente comoda da utilizzare. Ti Quindi stavo per dare del copione, infatti, Augusto, perché io l'ho già usata questa funzione, però non l'hai creata tu. no, no, infatti, però comunque la teoria che c'è dietro adesso, mo, non diciamo che se la sono inventata i programmatori di MATLAB, esiste da un sacco di tempo. Quindi Sicuramente neanche i biomedici. ok, molto bene. Allora, adesso vorrei tenere in bella vista la mia figura, spero di riuscirci, ok? Quindi, di base, questa è la convenzione, zyx, quindi è il motivo per cui vado da destra verso sinistra. Se avessi un'altra convenzione, che ne so, una yxy, allora dovrei utilizzare yr, xr e poi yr. Quindi, per esempio, la rotazione lungo z non sarebbe nemmeno presa in considerazione. Però almeno così ho già fatto vedere come si costruiscono. Il tutto viene poi trasposto. È molto importante trasporre, perché quella che noi dobbiamo fare è un'inversione di base. No, dobbiamo passare, cioè, da coordinate locali a coordinate in un sistema di riferimento globale, quindi visto da parti terze, dall'esterno. Per fare qualcosa di differente alla trasposizione, si può applicare un effetto molto simile. Adesso faccio, come dire, do una semplificazione dell'oggetto. Tipo, se io dico eul2.m, voglio fare una rotazione di, ma che ne so, y mezzi, y terzi, y, proprio così, applico questa function e ho ottenuto la matrice di rotazione. Se io inserisco l'inversione negli angoli e traspongo, se non sbaglio, dovrei ottenere qualcosa di molto simile. Ok, bene, è quello che desideravo. Allora, adesso scelgo degli angoli di rollio per dare un qualche esempio. Faccio, che ne so, 52 gradi e 10 e applico la sezione per vedere se l'aereo sta ruotando. Ok, ecco il mio aereo, adesso ha assunto la configurazione desiderata. E il bello è che è molto importante che la mia geometria abbia come baricentro, come origine del suo sistema di riferimento body, proprio l'origine. In questo modo sono sicuro di ottenere tutte le rotazioni corrette, altrimenti otterrei una rotazione, come dire, all'esterno del corpo, e questo complicherebbe di molto poi la simulazione. Mi piacerebbe, per esempio, far compiere a questo aereo una sorta di traiettoria circolare. Adesso non dico che è una traiettoria realistica, però è più per far vedere un esempio. Quindi imposto un raggio di 400, setto correttamente le dimensioni degli assi, giusto per avere una buona visuale, voglio un certo rollio e voglio che l'aereo compia due giri. Quindi iniziamo ad aprire un ciclo che scorre all'interno della virata, dell'angolo di virata, a passi di 3 gradi, in modo da raggiungere proprio 360 gradi per il numero di giri proposto. Dopodiché è possibile ottenere quella che sarà la posizione durante questo cerchio di raggio R con una semplice conversione da numero a vettore.
prendo la mia matrice di rotazione che vuole quindi d'ingresso l'angolo psi, teta, fi, quindi rotazione lungo z, y, x, l'input, tutto convertito per i radianti perché così non si hanno problemi di notazione. Modifico, applico la rotazione alla mia nuvola di punti, quindi i miei vers, che erano una matrice con un bel numero di righe, tre colonne, va prima di tutto trasposta per garantire quindi la moltiplicazione matrice-matrice, e dopodiché viene di nuovo ritrasposta per mantenere la configurazione di partenza, quindi una gran matrice prevalentemente verticale. Assegno questa nuvola di punti tiruotati al mio plot in una property al suo interno, sommo la posizione che mi aspetto in cui si trovi l'aereo in quel momento, mantengo la visuale fissa e osservo lo spettacolo. Quindi, ragazzi, ditemi in bocca al lupo, spero che la cosa funzioni. E infatti sta andando, questa cosa mi piace, mi rende abbastanza soddisfatto. Dovevi mettere qualche ostacolo da evitare. Perfetto. Boh, magari quando caricheremo il codice finale, mi divertirò a inserire forse anche una nuvola, come dire, tipo atmosferica, qualcosa, un bel azzurrino così per dare una bella sensazione. Che ne pensate? Ok. Molto bello, molto bello. Ah, Luca, secondo te sono andato un po' troppo in fretta? Ci sono delle cose che veramente non si sono capite per niente, perché, cioè, come dire, ci tengo a far. Soprattutto se avete un gran pubblico di biomedici, non voglio risultare come uno che dà le cose per scontato. Ecco, quindi se tu pensi che debba aggiustare il tiro, poi dimmi pure, va bene? No, a me è piaciuto molto, l'ho trovato molto interessante e molto interessante è il fatto che diciamo, in qualche modo riprenda quello che abbiamo detto prima diciamo, su oggetti rappresentati nello spazio. Ci hai parlato della rappresentazione di Olero, è stato molto interessante e Grazie. molto bene, no, bello, molto bello. Ok, beh, Peccato non anche a fosse un me. live script, ecco, l'unico rimpianto. Ok. Sì, ci proverò la prossima volta, però non ci eravamo messi d'accordo su questa cosa, quindi poi, come dire, ci daremo delle direttive migliori la prossima volta. Ci stai? Certamente. Ok, come siamo messi sulla tabella di marcia, Mati? Vediamo se l'app si riesce a vedere qualcosina di colorato. Ok, sì, così si riesce a vedere già qualcosina di più perché ci sono le schede che sono colorate. Allora, io oggi vi porto un esempio di algebra lineare che. Ah, così riuscite a vedere anche il mio occhio, una parte di me, che riguarda il mio campo. In particolare, io lavoro in protesica e lavoro in ricerche di nuove possibilità di interfacciare l'avambraccio di un amputato con una protesi. E questo ha fatto nascere un'idea di un progetto in cui bisogna localizzare dei magneti. Non voglio entrare troppo nel dettaglio di questa cosa, però se siete curiosi potete chiedermi naturalmente o potete farvi dare gli altri colleghi ambassador. E questo ha fatto sì che un po' per gioco, un po' per lavoro, io abbia dovuto anche realizzare un'interfaccia che faccia vedere i risultati che sono stati ottenuti per la localizzazione di magneti. In particolare, dove rientra l'algebra lineare in questa cosa qua? Beh, in realtà questo rientra molto nella parte di visualizzazione grafica, come parlavano precedentemente sia Luca sia Augusto. Perché diciamo, la maggior parte di applicazioni di rendering e computer vision richiedono l'utilizzo di matrici di trasformazione per sia disegnare oggetti che si muovono in 3D, sia anche per rappresentare le luci. Come diceva prima Augusto, lui si è dovuto cimentare abbastanza anche per sistemare la luce in quel modello 3D, proprio perché. Per noi spostare tra virgolette gli oggetti e vederne la visualizzazione con i nostri occhi è molto facile, ma spostare, dire al computer in maniera intelligente con i numeri come rappresentare le cose è tutta un'altra storia. Allora, che cosa vedete in questa applicazione? O meglio, che cosa potreste riuscire a vedere con dei buoni occhi?
Allora, innanzitutto qua vi faccio vedere che ho una schedina. Fai in primo piano. Una schedina di sensori. E ciascuno di questi legge il campo magnetico. E quello che ho fatto tramite questa applicazione, che potete realizzare facilmente con l'app designer di MATLAB, è semplicemente di utilizzare il mio algoritmo per il tracking di un magnete, che adesso farò passare sopra la schedina, e di rappresentarlo esattamente con funzioni simili a quelle che sono state spiegate sia da Luca sia da Augusto, per disegnare il mio magnetino che viene localizzato nello spazio, per disegnarne la pose in realtà, quindi disegnarne sia la sua posizione sia anche la sua orientazione. Adesso vi faccio vedere un esempio. Il mio magnetino, per poterlo muovere agevolmente, l'ho messo in una bacchettina cinese e faccio partire l'applicazione. Ora vedete che nel momento in cui io non sto muovendo il magnetino sopra la tavola, in realtà il magnetino, se viene localizzato, viene localizzato a caso, altrimenti non viene nemmeno disegnato. Nel momento in cui io inizio a muovere il magnetino sopra la tavola, si dovrebbe vedere qualcosina. Vediamo, qua forse adesso sta un po' impazzendo, anche perché il computer stesso in realtà ha delle componenti magnetiche sopra, ok? E qua vedete il magnetino che viene rappresentato nell'applicazione in 3D, purtroppo un pallino molto piccolo rispetto a tutta la camera, non so quanto bene si riesca a vedere. Ah, se posso provare. È blu? È quello blu? È giusto? Sì. È un po' blu, un po' rosso in realtà, perché si rappresenta anche l'orientazione del magnetino, ok? E infatti se io lo giro, così lo dovreste vedere quasi solo blu, così lo dovreste vedere quasi solo rosso, però non rende molto questa cosa, anche perché adesso non so bene come lo devo ruotare qua, perché sono in posizioni anche strane io per farvelo vedere. E vi faccio vedere che in questo caso qua matrici di rotazione in realtà sono state utilizzate sia per disegnare l'orientazione del magnetino, in realtà anche per disegnarne la posizione, sono state usate delle rototraslazioni esattamente nella forma delle matrici omogenee che sono state spiegate da Luca, e sono state anche utilizzate per disegnare i due STL che vedete della schedina, quindi i due modelli 3D del CAD della schedina, per avere una rappresentazione anche un po' più, diciamo, veritiera a livello applicativo di poi che cosa fa il software. Quindi essenzialmente quello che vi sto dicendo è che questa schedina, cioè il disegnino che voi vedete, è esattamente il disegnino di questa schedina che può essere importato in MATLAB e può essere disegnato con delle funzioni come come patch, come surf, tutte delle, ci sono varie pacchetti di funzioni che permettono di disegnare dei file STL, o meglio non dei file STL, ma il risultato dell'importazione di file STL in MATLAB. E questa è una rappresentazione invece soltanto bidimensionale vista dall'alto della schedina. Nell'applicazione quello che si vede è semplicemente che nel momento in cui io avvicino il magnetino a uno di questi sensori, c'è una specie di color map che dovrebbe far vedere che i sensori diventano più accesi, nel senso che sentono più campo. Questo non so se si riesce a vedere. Sì, si vede. Vedo le diverse tonalità. Del verde è sempre verde o no? No, è tipo giallino. Ah, sì, ok. Si sono iniziati a vedere. Quando diventa rosso rosso si vede, cioè proprio quando gli sbatto il magnetino davanti al sensore. Okay. Poi chiaramente, come vi dicevo, ogni tanto qua il tracking impazzisce perché la mia scheda è appoggiata sopra al computer. Il computer ha molte parti magnetiche, quello che si può fare a volte è calibrare e poi ripartire, questo naturalmente aiuta, però nel momento in cui io sposto leggermente la mia schedina, dopo tutto il campo magnetico rumoroso di sottofondo è cambiato completamente. E quindi diciamo l'applicazione che vi presento io è un'applicazione di rendering grafico
sia per rappresentare dei file STL, dei file CAD che magari un giorno vi toccherà disegnare nella vostra applicazione, e anche da un altro lato di rappresentare ad esempio un cilindro, ma come un cilindro può essere una sfera, possono essere tante altre cose in 3D. Provo a farvi vedere qualcosina di codice che stavo cercando di saltare, visto che non so quanto si riesca a vedere. Forse qui è una cosa che posso provare a fare, zoomare un pochino. Sì, sentiti libero, Fede. Voi ditemi quanto si vede, non so quanto si riesca a vedere. Vediamo. Si riesce a vedere qualcosa? Un pochetto. Te, Mati, mi riesci? Allora vedo, ma forse un po' sfocato, sì. Allora, vabbè, magari se provi a spiegare a grandi linee. È così, forse un po' più. Così forse un po' meglio, però. È difficile qui, scusate, però di meglio non riesco a fare. Comunque in realtà il codice non implementa nulla di particolarmente difficile. Naturalmente il codice per la localizzazione è tutto un altro paio di maniche, però il codice in sé per sé implementa, cioè carica il file STL della schedina e poi inizia a ruotarlo esattamente con delle matrici di rotazioni simili a quelle che avete visto applicare da Luca e da Augusto, in alcuni casi con delle matrici di rotazioni 3D, in altri casi con delle matrici omogenee se servono anche delle traslazioni. E niente, questo è quanto. Da queste condizioni non so se riesco a mostrare di più. Ho diversi script che fanno queste cose anch'io. Lo script dell'applicativo completo in realtà purtroppo non lo posso divulgare tutto, e due, anche la parte, cioè di per sé non è neanche runnabile, no? Perché serve la schedina, serve comunque la possibilità di leggere dei dati di campo magnetico. Quello che posso fare è far vedere, ho diversi script che implementano, magari leggendo già delle posizioni, fanno vedere il movimento del magnetino dello spazio, e questo è quello che poi verrà lasciato a quelli che sono stati che sono curiosi di queste cose qua. Bene, sì, va bene. Anche solo la parte di post processing penso che i nostri responsabili te la daranno viabile, quindi ottimo. Oh, siamo 2-1 per i biomedici, ma come facciamo? Dai Mati, mi darai il colpo di grazia. Vedremo. Tu, Fede, hai finito? Io vi ho una domanda per Federico. Domanda innocua, ovviamente. Tanto complimenti anche a te per la dimostrazione. A me è piaciuto molto vedere, sicuramente qualcosa di fisico, perché anch'io ho fatto vedere una simulazione, però poi vedere anche l'hardware è sempre bello. E mi chiedevo quali sono poi le applicazioni reali che fai con questo tipo di magneti, cioè immagino qualcosa di indossabile? Sì, allora diciamo che nel mio laboratorio questa cosa viene fatta per un'interfaccia di controllo della protesi, è indossabile in un certo senso, nel senso che l'idea in realtà è quella di piantare questi magneti sui muscoli di un amputato, e il tracking è molto utile perché i magneti, il campo magnetico è trasparente rispetto al nostro corpo, e quindi noi possiamo localizzare i magneti anche se sono impiantati. E nel campo biomedico infatti questa cosa non è nuova di per sé, è nuovo l'approccio per il controllo di una protesi, però ci sono diverse applicazioni che fanno uso del tracking magnetico per guidare cateteri, ad esempio per guidare microrobot che girano nel sangue, e anzi in realtà nel sangue nanorobot, perché micro si va a rischiare di toccare
il globo di Rossi. E comunque, in generale, le applicazioni nel campo biomedico riguardano tutte in qualche modo l'inoculazione o l'impianto di magnetini, micromagnetini dentro il corpo, perché poi possono essere effettivamente visti, localizzati da fuori. Andiamo a vedere un live script e andremo a vedere un po' le funzioni che ho usato per andare a comprimere un'immagine biomedica attraverso l'utilizzo della decomposizione in valori singolari. Vediamo che nella prima parte di codice, ovviamente, come avevamo già visto nelle volte scorse, utilizziamo il clear all, close all e CLC per ripulire il nostro ambiente di lavoro e andiamo subito dopo a caricare l'immagine. Cosa ho scelto come immagine? Ovviamente io sono andata a scegliere un'immagine biomedica, ovvero una immagine a raggi X del torace. Ovviamente questo tipo di codice può essere implementato per qualsiasi tipo di immagine che volete. Se volete provarlo a casa, per esempio, un'immagine predefinita in MATLAB è l'immagine Mandrill, basta caricare sul comando load Mandrill e voi avrete già l'immagine caricata in MATLAB in modo molto semplice. Ora invece qua vediamo che attraverso la funzione imred vogliamo andare a leggere e quindi a caricare questa nostra immagine, questa immagine biomedica. Vediamo che per prima cosa, dopo averla caricata, dobbiamo andare a vedere com'è questa immagine. Quindi per vederlo, dato che la nostra immagine può essere vista come è una matrice X, allora possiamo andarla a visualizzare attraverso il comando imagesc. Attraverso il comando imagesc ci permette di vedere una matrice come un'immagine. Mettiamo la color map gray in modo tale da poter interpretare i valori dell'immagine come in scala di grigi. E quindi questo è il risultato che otteniamo. Andiamo più giù e arriviamo, diciamo, al concetto che vogliamo sviluppare durante questa parte del seminario, ovvero la decomposizione in valori singolari. Noi sappiamo per chi non lo sapesse, la decomposizione in valori singolari permette di andare ad esprimere una qualsiasi matrice, nel nostro caso la matrice X, quindi la nostra immagine, ad esprimerle attraverso un prodotto matriciale tra una matrice U, una matrice S e una matrice V trasposta. La matrice U, per chi non conoscesse appunto la decomposizione in valore singolare, è una matrice ortogonale M per M. La matrice S invece è una matrice diagonale con sulla diagonale tutti i valori singolari messi in ordine decrescente e il numero di valori singolari è pari alla dimensione tra mn che è minore. E poi abbiamo la matrice V invece che è una matrice ortogonale però di dimensioni n per n. In questo caso, quindi, vediamo che a questo punto abbiamo visto che una qualsiasi matrice può essere vista con questo prodotto matriciale. Come fare? Come trovare queste matrici U, S e V? Vediamo che in MATLAB si può fare con un semplice comando, ovvero attraverso il comando svd. Attraverso questo comando vediamo che riusciamo a trovare U, S e V. Allora andiamo a vedere quattro diverse condizioni, perché qual è lo scopo di questo codice? Lo scopo di questo codice è andare a variare il numero di valori singolari, ovvero il numero di informazioni che useremo, perché al variare di quanti valori singolari vado a prendere, variano anche le dimensioni delle mie matrici. Però la matrice che vado a rappresentare è sempre la mia x. Ok, quindi come fare? Consideriamo quattro diverse condizioni. La prima condizione è la condizione in cui vengono considerati 2000 valori singolari, la seconda è 1000 valori singolari, poi 100 e poi 10, quindi un numero sempre minore di valori singolari. Per prima cosa, quindi, andiamo a considerare la matrice S, che è la matrice che abbiamo detto essere diagonale con sulla diagonale i valori singolari. Per prendere i primi 2000 valori singolari, allora andremo a prendere le prime 2000 righe e le prime 2000 colonne. Stessa cosa si va a fare nei casi di 1000 valori singolari, 100 valori singolari e 10 valori singolari. A questo punto,
come andare, come procedere. Allora, noi abbiamo detto che la matrice X può essere rappresentata attraverso il prodotto matriciale, lo vediamo qua implementato. E allora, come dobbiamo trattare le matrici U e V? A questo punto le dobbiamo trattare in questo modo, ovvero dobbiamo andare a tener conto delle loro dimensioni e dobbiamo fare in modo che le loro dimensioni siano corrette rispetto al prodotto matriciale che dobbiamo andare a fare. Quindi prendiamo in considerazione il primo caso, ovvero in cui il primo caso in cui vengono considerati 2000 valori singolari. E in questo caso abbiamo visto che la matrice S è una matrice 2000x2000. Quindi la matrice U dovrà avere 2000 colonne, cioè dovrà avere un numero di colonne pari al numero di righe di S. Per quanto riguarda la matrice V, ricordiamoci, guardando l'espressione, che è una matrice trasposta. Quindi il numero di colonne di V dovrà essere uguale al numero di colonne di S, in modo tale da far avvenire questo prodotto matriciale. Quindi a questo punto abbiamo trovato le nostre matrici con i nostri valori singolari, i valori singolari che vogliamo considerare. Siamo riusciti ad ottenere delle sottomatrici che potessero essere di dimensioni corrette rispetto al prodotto matriciale. Allora a questo punto possiamo procedere col prodotto matriciale per le quattro diverse condizioni, nel caso di 2000, 1110, applicando l'espressione che abbiamo finora visto. Andiamo avanti e a questo punto possiamo arrivare a vedere effettivamente qual è la differenza. Ho scelto di fare un subplot per poter vedere un confronto immediato, cioè in modo che si potesse vedere immediatamente la differenza tra queste immagini. E quindi andiamo a vedere e vediamo che effettivamente andando a variare i valori singolari, credo si possa vedere bene che meno valori singolari si vanno a utilizzare, più la qualità dell'immagine viene degradata e quindi vediamo che la qualità dell'immagine peggiora. Questo però, qual è il vantaggio di andare a diminuire i valori singolari? Ora lo andiamo a vedere. Intanto notate che la differenza tra 2000 e 1000 valori singolari, soprattutto per quanto riguarda la qualità dell'immagine, non è significativa adesso guardandola così in modo immediato, invece è significativa con 10 valori singolari. Perché parliamo di andare quindi a ridurre il numero di valori singolari? Vediamo che andando a vedere gli elementi che vengono utilizzati durante il nostro prodotto matriciale, vediamo che vengono utilizzati un numero diverso di elementi, ovvero meno valori singolari andiamo a considerare, più le nostre matrici saranno piccole, quindi avremo una percentuale di valore utilizzata sempre minore. E quindi vediamo che riusciamo ad andare a visualizzare sempre la stessa immagine, ma le quantità di informazioni utilizzate sono sempre minori. E quindi diciamo che questo è un punto a favore alla decomposizione in valore singolare, che ci permette appunto di vedere e di ricostruire l'immagine con un numero minore di informazioni, senza ovviamente esagerare e andare a degradare l'immagine. A questo punto. Matti, ho una Sì, domanda, vai. scusa se ti interrompo. Vai, dimmi. Questa gran necessità di mantenere molte informazioni qualitative, però di ridurne quelle di storage, cioè quindi la memoria in sostanza, ha soprattutto i risvolti perché servono un sacco di database, cioè queste immagini devono essere tenute, come dire, per ricordo, magari per i pazienti, cose simili. Allora, sì, allora, per quanto riguarda le immagini mediche, allora, io ho preso un'immagine medica, poi ovviamente bisogna considerare che
un'immagine medica, bisogna stare molto attenti con la risoluzione, soprattutto nel momento in cui si vuole andare a rilevare una patologia. In questo caso io ho preso un'immagine biomedica che fosse normale, quindi in questo caso non si ha alcuna Di uno patologia. sano. Ah, Di sì. uno sano, sì. Però per quanto riguarda lo storage delle immagini biomediche, a livello legale, per quanto riguarda le immagini, prima era di 10 anni, si dovevano mantenere per 10 anni all'interno dell'ospedale, e adesso le cose diciamo, con la digitalizzazione delle immagini. Permette, cioè non, credo che bisogna, cioè, si bisogna tenerlo comunque per un numero elevato di anni e si mantiene, diciamo, la linea che si è seguita finora, quindi credo ancora di 10 anni. Quindi tieni conto che con tutti gli esami medici che si vanno a fare, la quantità di immagini che vengono fatte, soprattutto adesso che si hanno comunque delle macchine ad alta risoluzione, la quantità di dati che vengono prodotti ogni giorno è veramente grossa. Quindi si devono cercare anche dei metodi per andare a ridurre l'informazione, per mantenerla. E, per mantenerla per due motivi, perché nel momento in cui abbiamo un soggetto sano, possiamo ovviamente, se vediamo che un esame è di un soggetto sano, allora a quel punto andare a conservare un'immagine, si può andare a degradare un po' di più l'immagine perché non c'era nessuna patologia. Invece, per quanto riguarda immagini magari che vanno a identificare una patologia e quindi devono essere anche mantenute non solo per mantenere le informazioni cliniche del paziente, ma anche per andare a vedere magari la storia evolutiva della malattia, allora a quel punto si fanno dei tipi di compressioni diverse. Ok, grazie, grazie. Molto figo. Sì, bello. Ok, e quindi abbiamo visto che con la decomposizione in valori singolari andiamo ad utilizzare un numero minore di informazioni. Però adesso andiamo a vedere un po' l'errore, ovvero andiamo a calcolare l'errore massimo e l'errore medio. Vediamo che come si calcola innanzitutto l'errore, si va a fare la differenza tra la matrice originale, che era la nostra x, e la matrice con 2000 elementi e con 2000 valori singolari, utilizzando 2000 valori singolari. E facendo questa differenza in valore assoluto otteniamo il nostro errore. A questo punto, attraverso le funzioni di MATLAB max e min, riusciamo ad andare a calcolare l'errore massimo e l'errore medio. Nei diversi casi, quindi nel caso di immagine a 2000 valori singolari, nel caso di 1000 valori singolari e 110. Allora andiamo a plottare i risultati e vediamo che effettivamente il valore massimo è espresso tramite una linea di colore verde, invece blu tramite una linea di colore blu, no, scusate, l'errore medio tramite una linea di colore blu, e allora vediamo che effettivamente al diminuire dei valori singolari utilizzati, vediamo che c'è un aumento dell'errore. Ok, direi che io ho finito. Ok ragazzi, è stato bello vedere queste applicazioni e ringraziamo ovviamente i nostri colleghi di Torino e Pisa. Speriamo che vi siano piaciute le applicazioni che vi abbiamo fatto vedere. E Matilde, tu come ti sei trovata? Io mi sono trovata molto bene e spero che anche i nostri colleghi ambassador si siano trovati bene in questo evento e spero che anche a loro sia piaciuto. Spero che invece voi l'abbiate trovato interessante e mi raccomando, come in ogni evento, vi ricordiamo di seguirci alle nostre pagine e di aggiungervi al nostro gruppo Facebook e di seguire la nostra pagina Instagram, mi raccomando. E niente, tu a te Luca è piaciuto questo incontro? L'hai trovato Sì, interessante? io l'ho trovato sicuramente molto interessante e mi ha fatto piacere poter condividere, diciamo, la diretta con i ragazzi, con altri ragazzi di altre università. Spero
che si siano divertiti anche loro e che questa sia la prima di tante altre collaborazioni. E ok, allora vi salutiamo e ci vediamo al prossimo seminario. Come diceva Matilde, seguiteci sulle pagine social e non perdetevi i prossimi appuntamenti. Ciao a tutti! Ciao ciao!